Da quant'è che volevo assaggiarle? Che profumino! Fanno cagare. Ciao a tutti, benvenuti in questo terzo episodio del nostro viaggio dedicato a Vienna. Vi avviso subito, è una puntata piena di arte perché siamo andati a visitare un sacco di musei. Ci siamo fatti un giro anche al mercato Naschmarkt. Poi. Abbiamo assaggiato lo strudel. Uno degli strudel, si dice, migliori di Vienna. Anche in questo episodio l'Alice si cimenterà con la lingua autoctona, locale, tedesca, con ottimi risultati. Cioè, vi giuro, con le altre lingue, magari altre lingue. Con lo spagnolo, però più o meno lo capisco. No! Cice, te ne faccio una più facile. Antichità Bihorn. Einkaufsverkauf. Dai, un indizio! Ma è possibile, signorina? Una laureata, una persona come lei, io mi meraviglio! Einkaufsverkauf. Signorina, mi dispiace, non ci siamo. Non lo so! Arrivederci. Direzione Accademia delle Belle Arti. La Pinacoteca all'interno dell'edificio dell'Accademia delle Belle Arti ospita opere di antichi maestri appartenenti a diversi secoli della storia dell'arte: Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Tiziano, Bosch e altri. Siamo in un despar al centro di Vienna. Mi è caduto l'occhio su questi Ferrero Giotto, che io in Italia non ho mai visto. Ditemi se voi li avete mai visti. Scrivetecelo nei commenti, perché io in due versioni ho provato tutto, solo con Giotto. Siamo al mercato di Naschmark, dove vendono un po' di tutto, dai saponi alla carne, passando per frutta, verdura. Fiori essiccati, ramen istantaneo, kimchi. Se volete pranzare qua, far colazione, merenda, trovate veramente di tutto. Formaggi. È carino perché è un mercato con i banchi, ma ci sono anche tanti posti dove ti puoi sedere al tavolino e consumare tranquillamente il piatto, vero? Sì. Abbiamo preso in questo banchetto una specialità tipica, alla fine, che sia dolce che salata, perché puoi scegliere la variante. Sì, è un panino tondo con all'interno un bun con però è fatto al forno con dentro, sì, mele a pezzi, però o ciliegie, freddo. O il formaggio, servito freddo. Servito sì. Freddo di frigo. Direzione quartiere dei musei, perché ci guardiamo un altro museino. Il museo più grande di Vienna, il Kunsthistorisches. Sì, quello. Il Museo della Storia dell'Arte è uno dei più antichi e ricchi musei del mondo. La sua costruzione fu commissionata dall'imperatore Francesco Giuseppe I d'Asburgo nel 1858, affinché contenesse l'immensa collezione di opere d'arte degli Asburgo.
Oggi le due pinacoteche del museo espongono opere di Vermeer, Velázquez, Rubens, Van Eyck, Raffaello, Caravaggio, Dürer, Canova, Bruegel il Vecchio, Tiziano, Correggio, Tintoretto, Arcimboldo e molti altri. Belli i musei, perché sono belli, vero Ciccia? Sì. Però insomma, dopo ogni visita che si rispetti, dopo ogni museo visitato, bisogna rifocillare oltre che la mente anche lo stomaco. Ecco. Siamo al caffè Bruegel. No, come? Al caffè Bruegel di fronte allo Stand Soper. Come? Al teatro. Ok. E qua sembrerebbe che ci sia uno dei migliori strudel d'Austria. Di Vienna, d'Austria non lo so. Esageriamo. È arrivato lo strudel. Io l'ho preso con la panna ma non la mangio. Ok, come no, vuoi. Notavo che è bello alto e non ha lo zucchero a velo. Noi in Italia lo facciamo più basso e poi ci mettiamo lo zucchero a velo. Tu non lo sai fare. No, lo strudel lo so fare anch'io. Sì, va bene. Lo strudel lo so fare anch'io, non è difficile fare lo strudel. Scriveteci nei commenti se secondo voi l'Alice sa fare lo strudel o meno. Figurati. In meno ce n'è. È buono. Ah. È buonissimo. Buono. È dolce. Piacevole. Non è speciale però. Poi magari è il più buono del mondo anche. Però a me piace invece. Mica mi dispiace. Poi mi piace anche che sia così alto. Hai detto che non avresti mangiata la panna. No, ma perché mi devi sempre... L'hai detto tu. Sputanare. L'hai detto tu. La panna. Albertina Museum. Albertina Museum, yes. O meglio, ya. Yeah. L'Albertina ospita una delle collezioni di arte grafica più importanti al mondo. Fondata nel 1776, essa comprende più di 1 milione di stampe e 60.000 disegni. Nella sua collezione permanente, l'Albertina espone anche opere che appartengono a correnti artistiche degli ultimi 130 anni. Si possono ammirare capolavori di Monet, Degas, Renoir, Chagall, Matisse, Miró e tanti altri. Complesso della Hofburg, dal quale potete accedere a qualsiasi museum e alla scuola di equitazione spagnola, dove fanno dei bellissimi spettacoli che se state per un po' a Vienna vi consiglio di andare a vedere prenotando con largo anticipo, perché sono spettacoli con i cavalli lipizzani che appunto addestrano in questa scuola già credo dei tempi degli Asburgo. Siamo di nuovo nel complesso della Hofburg e questa volta andiamo a vedere il Schatzkammer. Come? Schatzkammer. Credo che sia una parolaccia quella. Schatzkammer. Schatzkammer. La tesoreria imperiale, in tedesco Kaiserliche Schatzkammer, si trova presso il palazzo di Hofburg. Contiene una preziosa collezione di tesori profani ed ecclesiastici che coprono oltre 1000 anni di storia europea.
la tesoreria imperiale è affiliata con il Kunsthistorisches Museum e ospita in 21 sale una collezione di rari tesori che sono stati accumulati dalla Casa Imperiale d'Asburgo nel corso dei secoli, tra cui la corona imperiale, il globo e lo scettro d'Austria e il tesoro imperiale degli imperatori e dei re del Sacro Romano Impero, inclusa la corona imperiale del Sacro Romano Impero. La tesoreria imperiale è suddivisa in due raccolte, quella laica e quella ecclesiastica. La prima collezione contiene numerosi manufatti imperiali della Casa d'Asburgo. La collezione ecclesiastica contiene numerosi tesori religiosi, tra cui reliquiari e oggetti attribuiti alla proprietà privata dei santi. Ah, ma prezzi allora, È tipo uno strudel ma meno dolce. Buono, promosso, leggero. Bene, 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 bene. Promosso. Buono. Merenda. Buonissimo. Assomiglia tantissimo allo strudel, perché c'è un po' di noce moscata. Sono uvetta, le mele, la cannella. Buono. E viva l'Austria. Oggi è giorno di partenza, quindi siamo un po' tristi, ma siccome l'aereo è alle 19:30 circa, abbiamo tutto il giorno libero e andiamo a farci una bella scorpacciata di Gustav Klimt. Questo significa solo una cosa: direzione Scholl Belvedere. Castello del Belvedere è una residenza barocca delle più principesche d'Europa. Un giardino alla francese divide il Belvedere superiore da quello inferiore. Nei due edifici si trova la più grande raccolta di opere di Gustav Klimt. Tra i suoi capolavori spiccano Il bacio, Giuditta prima e Il ritratto di Sonja Knips. Insomma, prossimo viaggio? Prossimo viaggio che vedrete... Che vedrete o che faremo? Che vedrete? Che vedrete la Turchia. Ci sarà una miniserie dedicata alla Turchia. Che faremo non lo diciamo ancora perché partiamo settimana prossima. Un altro bellissimo paese che noi amiamo tantissimo per fare un tour stupendo, completamente organizzato da noi, on the road. Tanto non c'è problema perché l'Alice poliglotta parla lo spagnolo. Aia, ma hai spaccato un timpano. Perché dici spagnolo, che spoiler? Io non l'ho detto. Ma lo spagnolo si parla in tanti paesi di... brava, ok. Ciao!